registrazione del corso, che poi metteremo, pubblicheremo certamente sul sito di Città Metropolitana di Torino. Intanto vi presento. Buongiorno a tutti, sono Carla Gatti, dirigo la comunicazione della Città Metropolitana di Torino, ente che è partner di questo progetto europeo LIFE, Wolf Alps, e che ha tra i suoi compiti all'interno del progetto la divulgazione, la disseminazione e la formazione, come ci siamo detti, ai colleghi dell'Ordine dei giornalisti, non solo del Piemonte ma di tutta Italia. Oggi siete collegati molto numerosi da tantissime regioni, a dimostrazione che il tema è sentito, non solo il tema dei crediti ma anche il tema della gestione della notizia legata al lupo, e ci fa veramente molto molto piacere. L'iniziativa di questi corsi di formazione è naturalmente, come vi ho accennato, di Città Metropolitana di Torino, dell'ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie e dell'ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, che è l'ente capofila del progetto LIFE Wolf Alps. Io non ho molte cose da dirvi, se non che sono anch'io attenta ascoltatrice e iscritta come voi a questo corso, perché abbiamo tutti molto da imparare. Il tema della presenza del lupo nelle nostre regioni si va diffondendo e spesso ci rendiamo conto della difficoltà che tutti noi abbiamo di affrontare e di trattare la notizia. Le informazioni di base sono indispensabili e quindi abbiamo cercato, con queste prime due puntate di un corso di formazione che cercheremo di prorogare anche dopo l'estate, abbiamo cercato di inserire relazioni tecniche che possano aiutarci a conoscere, aiutarci a capire, farci anche proprio una cassetta degli attrezzi, perché tutti noi abbiamo sempre emergenza, lavoriamo sempre di corsa, abbiamo all'ultimo momento spesso notizie di questo argomento e ci mancano proprio delle informazioni di base. Quindi gli esperti di oggi, che ringrazio molto per la loro disponibilità, si cominciano a consentire di mettere da parte proprio nel nostro cassetto delle informazioni alcune note tecniche. Ripeto, le relazioni che ascolterete oggi saranno a breve pubblicate sui nostri siti, ma avendo io ho tenuto i vostri indirizzi di posta elettronica, vi scriverò per darvi anche l'indicazione di dove trovarle. Il primo intervento tecnico che abbiamo oggi è di Michele Ottino, il direttore dell'ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, che si è collegato puntuale. Lo ringrazio e darei subito la parola a lui. Segnalo soltanto, per chi si fosse collegato all'ultimo, che è possibile chiudere la telecamera, ci fidiamo, non abbiamo dubbi che non scapperete. I microfoni sono spenti, se avete domande scrivetele in chat, io monitoro la chat e cercherò di venirvi incontro per eventualmente le risposte. Grazie, la parola a Michele, al quale apro il microfono. No, in realtà è meglio che te lo apra tu da solo, così siamo sicuri. Bene, buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere così numerosi. Il mio intervento attiene alla ragione base di questo progetto LIFE Wolf Alps, che ha preso luce poco tempo fa, nel 2019. Mi aiuterò con delle slide. Eccoci qua. Il titolo è proprio che cos'è e che cosa fa questo progetto, e dobbiamo partire da un dato di fatto, e cioè che il lupo è tutelato dalla normativa comunitaria e nazionale, in quanto è una specie di interesse comunitario e prioritario, quindi proprio al top del grado della protezione, e questo è attualmente il suo status di protezione. Perché la ragione è semplice: nel 1992, anno in cui è stata approvata la direttiva europea Habitat, la numero 92-43, il lupo era presente in pochissime aree d'Europa, sostanzialmente nelle aree al confine con l'ex Unione Sovietica, in Finlandia, nel nord della Spagna, in alcune zone della
Grecia e in qualche area ristretta dell'Appennino. La situazione in Italia nel 1973 era quella che vedete in questa cartina. La situazione è una situazione molto diversa da quella di oggi, che vedete invece rappresentata in questa cartina. E questo è avvenuto proprio grazie alla direttiva Habitat, alla convenzione di Berna 1979, che ha trasformato il lupo in una specie strettamente protetta, e per l'Italia anche per la legge sulla caccia, la legge 157 del 1992, che ha posto il lupo tra le specie particolarmente protette anche sotto il profilo sanzionatorio. Ecco, con questo quadro normativo e l'abbandono della fascia pedemontana e montana, pian pianino gli ungulati sono aumentati di numero e in conseguenza si sono create le condizioni per il ritorno dal lupo da quelle poche zone di Appennino che voi avete visto prima. Quindi prima raggiungendo le Alpi Liguri, poi le Alpi Occidentali e poi via via seguendo l'arco alpino fino ad arrivare praticamente a occuparlo quasi tutto, certo con densità molto diverse. Nello stesso tempo c'è stato anche un fenomeno di avvicinamento delle popolazioni di lupo della zona centro-europea e dal sud anche Europa, dalla zona dinarica. E quindi oggi noi ci troviamo con un fenomeno che è quello di una popolazione capenninica che sta entrando in contatto con i lupi centro-europei. Ultimo fenomeno che si sta verificando è l'occupazione di alcune zone pedemontane e collinari della zona padana. Ecco, nel contesto che vi ho narrata si è creata però una situazione piuttosto complessa, con molte sfaccettature di ordine biologico, sociale, economico e persino etico, che ci consentono di dire che il lupo è una specie difficile e divisiva. Innanzitutto bisogna ricordare che nei decenni, quasi un centinaio di anni, in cui il lupo era scomparso, i pastori hanno di fatto perduto, i pastori delle Alpi hanno perduto l'abitudine alla coesistenza con i grandi predatori, che esiste invece ancora in Appennino ed hanno quindi abbandonato tutte le misure di prevenzione. L'impatto dei primi lupi che sono arrivati quindi è stato molto forte e sono nati dei forti conflitti. Un altro problema è che il bracconaggio è ancora una delle principali cause di mortalità, che indica quindi un livello di accettazione piuttosto ancora basso. E i cacciatori, infine, non infine, si lamentano anche della competizione con le prede, specialmente nelle aree ad alta densità di lupi. Poi bisogna parlare della frammentazione e della perdita di habitat. Questi sono in aumento anche a causa dello sviluppo turistico e poi proprio il fatto di aver costruite vie ferrate, strade e così via hanno fatto sì che gli investimenti siano in alcune aree, per esempio nella Val di Susa, piuttosto numerosi. E questo crea dei problemi naturalmente anche per la sicurezza umana. Un altro problema è quella dell'ibridazione. Tra cane e lupo nelle Alpi a partire dal corridoio ecologico dell'Appennino Ligure, perché l'ibridazione è molto alta nell'Italia centrale. Infine, una gestione coordinata ottimale è piuttosto difficile perché nel nostro paese, ma anche sull'arco alpino, c'è un'elevata frammentazione amministrativa e istituzionale. Ecco, in questo contesto nasce il progetto LIFE, Wolf Alps EU, che
che ha titolo, sottotitolo, Coordinated Actions to Improve Wolf-Human Coexistence at the Alpine Population Level. Che cosa significa? Significa che l'obiettivo è di cercare attraverso l'interlocuzione difficile, faticosa, ma necessaria, con gli allevatori, con i cacciatori, con i cittadini, con gli amministratori, per migliorare la coesistenza con il lupo, trovando delle soluzioni che siano condivise per la sua conservazione a lungo termine, sulle Alpi. Il progetto dura 5 anni. È partito a settembre del 2019 e si protrarrà fino al settembre del 2024. Ci sono molti partner, lavoriamo a livello europeo, ben 19, stanno per diventare 20. Chi comprendono? Comprendono la regione Liguria, la regione Valle d'Aosta, la regione Lombardia. Alcune province, la città metropolitana di Torino, delle aree protette, il nostro capofila, l'ente di gestione delle aree protette delle Alpi Marittime, il Parco dell'Appennino Piemontese, il Parco delle Alpi Cozze, il Parco delle Alpi delle aree protette dell'Ossola, il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi. Poi ci sono degli enti istituzionalmente deputati alla gestione di risorse naturali o culturali. Dimenticavo tra i parchi anche il Parco Nazionale del Mercantour in Francia. Questi enti istituzionalmente deputati alla gestione di risorse naturali e culturali sono, per esempio, in Francia l'Office National della Biodiversità, che prima si chiamava Office National de la Chasse, poi abbiamo l'ERSAF, che è l'ente regionale lombardo per servizi all'agricoltura e alle foreste. Abbiamo il Museo delle Scienze, l'Accademia Europea di Bolzano, abbiamo il Slovenia Forest Service, quindi il Servizio Forestale della Slovenia, abbiamo l'Istituto di Istruzione Superiore per l'Agricoltura per l'Austria e poi delle università, come l'Università di Torino, che sarà il 20° partner fra pochi giorni. L'Università di Medicina Veterinaria di Vienna e infine l'Università di Ljubljana. Quindi quattro paesi, Francia, Italia, Austria e Slovenia, che partecipano al progetto e infine c'è per l'Italia ancora l'Arma dei Carabinieri Forestali. Ci sono anche moltissimi supporters. Chi sono questi supporters? Sono degli soggetti che collaborano con il proprio budget e con forze proprie senza essere dei partner di progetto e come vedete sono tantissimi, sono sia parchi che associazioni di allevatori, delle aziende faunistico-venatorie, dei comprensori alpini di caccia, delle associazioni naturalistiche, l'ISPRA, quindi l'Istituto Nazionale per la Ricerca Ambientale, l'Istituto Zooprofilattico sperimentale, ci sono i ministeri dell'ambiente di Italia, Francia e Slovenia, delle regioni, delle province, dei comuni, delle università e l'Istituto Piante da Legno Ambiente e tanti altri. Ecco, vediamo un pochettino qual è l'area di lavoro. Sono le Alpi. Le Alpi dell'Unione Europea, quindi esclusa la Svizzera, che pur in qualche modo collabora al progetto, ma che non è ovviamente finanziata, non appartenendo all'Unione Europea. Quindi abbiamo tutta questa zona con un verdolino che sono le Alpi, quindi l'arco alpino occidentale, quello orientale, italiano, c'è la parte alpina francese. C'è una parte che invece è di pianura e di Appennino, questa che vedete qui raffigurata, che è importante proprio come corridoio di penetrazione per gli ibridi e quindi è stata inserita come area di progetto. C'è tutto l'arco alpino, la parte di Alpi dell'Austria, ma anche per l'Austria è un'area più planiziale o pedemontana, qui perché è un'area interessata dalla penetrazione del lupo nelle aree centro-europee.
Analogamente per la Slovenia abbiamo la parte alpina, che è questa, ma anche una zona più a sud, che è la zona dinarica, area di penetrazione dei lupi dinarici. Qual è il bilancio? Il totale di progetto sono quasi 12 milioni di euro, con una contribuzione finanziaria ottenuta di 7 milioni e 29 mila euro e un cofinanziamento di 4 milioni e 910 mila euro. È una spesa rilevante, ma qualcuno ha detto che è fin troppo rilevante, ma dobbiamo anche ricordarci che è riferita a tutto l'arco alpino. Ci sono ben quattro stati coinvolti, l'Italia, la Francia, l'Austria e la Slovenia, che il progetto dura 5 anni e poi che il 41,1% è il cofinanziamento totale e quindi risorse che mettono tutti i vari partner e che di questo 41,1% il 32,2% è dato da personale che avendo tra i suoi fini istituzionali la gestione della fauna e o la ricerca, sarebbe comunque impiegato. Infine, l'8,92% di quel cofinanziamento è un finanziamento mirato di soggetti terzi, tra cui il più importante è la Fondazione Capellino, scusate, la Fondazione Almonatura, che interviene con 600.000 euro. Ecco, la scelta di come spendere queste risorse è di ogni ente sulla base degli impegni e delle attività che cura, ma è il caso di ricordare che il nostro capofila, il Parco delle Alpi Marittime, tanto per fare un esempio, ne impiega il 45% per il supporto agli elevatori e per l'acquisto di mezzi di prevenzione. Il mio ente, l'Alpicozzi, interviene con il 47% per questo e su cifre simili sono gli altri due parchi del Piemonte coinvolti, i parchi dell'Ossola e dell'Appennino piemontese. Solo a titolo di confronto, perché è stato argomento di un po' di polemica questo del finanziamento europeo, pensate che le risorse elargite per indennità compensative del Piano di Sviluppo Regionale del Piemonte, la misura 10.1.9 per la sola gestione ecosostenibile del Pasco per la campagna 2020 sono state pari a 13, scusate, milioni e 500 mila euro. Non dimentichiamo infine che questa è una spesa mirata dell'Unione Europea. Se non fosse utilizzata nel nostro paese per la conservazione ambientale, in questo caso del lupo, potrebbe essere utilizzata per altro, semplicemente verrebbe dirottata in qualche altro paese che lo impiegherebbe magari, non lo so, per la tutela del castoro o del camoscio dei Monti Tatra. Quindi in genere ci lamentiamo sempre che non utilizziamo i fondi europei e qui ci si lamenta perché li utilizziamo. Lo sviluppo del progetto ha questi 9 grandi ambiti. Non ve li tengo lungamente, semplicemente perché li curiamo uno per uno successivamente. Il primo grande ambito è quello della prevenzione. Dobbiamo dire che le Alpi, fino alla fine degli anni 90 del secolo scorso, non avevano più visto la presenza del lupo da 100 anni. Il ritorno del predatore, l'ho già detto, ha colto di sorpresa gli allevatori, e che avevano perso proprio l'abitudine e abbandonato ogni forma di prevenzione. E quindi inizialmente, e ancora adesso, le predazioni sono state numerose e anche rilevanti. Questa situazione che si ritrova su tutto l'arco alpino, man mano che la naturale dispersione dei giovani di lupo coinvolge nuove aree, è importante, perché senza una adeguata protezione i danni si ripetono. Gli animali non possono più essere lasciati incustoditi e devono essere difesi con l'uso di cani da guardiania, antilupo e recinzioni elettrificate. Queste sono le principali misure di prevenzione. E poi un'attenzione, questo però cosa comporta? Comporta ovviamente delle spese maggiori, del più lavoro, stress e un'attenzione scrupolosa. Ecco, il progetto cerca proprio di andare incontro a questa situazione.
È prevista la fornitura di una serie di elementi di supporto al lavoro degli allevatori, per esempio dai moduli abitativi per i pastori, da segnare in caso di emergenza, alle reti elettrificate per la protezione del bestiame, ai sistemi di abbeverata in zone disagiate in modo tale da far sì che negli spostamenti le greggi non vengano aggredite. Inoltre il progetto favorisce anche gli scambi di esperienza tra gli allevatori delle Alpi, permettendo con dei viaggi di formazione di verificare delle situazioni ambientali diversificate e anche delle esperienze innovative di successo. Soprattutto il progetto mette a disposizione le squadre di pronto intervento, quelle che noi chiamiamo le WPU, cioè le Wolf Intervention Prevention Units. Questi gruppi intervengono nel più breve tempo possibile a seguito della segnalazione di una predazione da parte del veterinario delle ASL competente per territorio. Possono però anche intervenire in alcuni casi a titolo preventivo con visite di supporto e aiuto in alpeggio, soprattutto là dove sappiamo che la situazione potrebbe essere preoccupante. Ne sono state create 24 per l'intero arco alpino. Quali sono i loro compiti? Il principale è quello di aiutare gli allevatori nella individuazione delle migliori strategie di protezione del bestiame, per evitare il verificarsi di ulteriori perdite di capi. Possono poi fornire pro tempore il materiale per la prevenzione, quindi recinzioni elettrificate, elettrificatori, batterie, dissuasori, e in caso di immediata necessità, e nell'attesa che gli allevatori possano ricevere poi finanziamenti per la difesa del bestiame previsti a livello regionale, per esempio dai bandi del piano di sviluppo regionale. Poi possono allertare gli allevatori presenti sui pascoli limitrofi a quelli in cui si sono verificati dei danni, possono fornire informazioni e anche materiale per la prevenzione, forniscono delle indicazioni sulla corretta gestione dei cani da guardiania. E infine, queste squadre WPU forniscono l'assistenza amministrativa per accedere ai bandi per la protezione del bestiame e ai sistemi di compensazione dei danni. Direttore Ottino, scusa se ti interrompo. Abbiamo una prima domanda e approfitterei per non andare troppo oltre. Ci chiede un collega, qual è il terzo metodo di prevenzione oltre all'impiego dei cani da guardiania e delle recinzioni? Non ha compreso bene. Vuoi rispondergli subito? Sì, terzo metodo sono i cani a guadagnare, le reti di recinzione, poi sì, anche, aspetta, che mi sono perso. Dunque, il collega chiedeva il terzo metodo di prevenzione oltre impiego dei cani da guardiania e recinzioni. I principali sono proprio quelli, l'uso dei cani a guardianie, l'antilupo e le recinzioni elettrificate, gli altri sono dei sistemi accessori, voglio dire, Sì, quindi ce n'erano praticamente due. E poi abbiamo ancora una domanda, se l'hub del lupo e l'Appennino esistono là progetti analoghi, in particolare in Toscana Alta Maremma, dove sono segnalati branchi di lupi stanziali. Poi, direttore, dimmi tu se preferisci che le domande ti arrivino così o se vuoi che le tenga per fine relazione. No, va bene, va bene. Scusa, dicevi se ci La sono. domanda è se l'hub del lupo e l'Appennino esistono lì progetti analoghi in Alta Maremma, in particolare dove sono segnalati branchi di lupi stanziali? Guarda, adesso esattamente non so dire in queste specifiche aree, però un po' dappertutto in Italia dove ci sono problematiche di questo genere, ci sono stati o ci sono dei progetti LIFE in corso. Ce ne sono stati nel passato, adesso in questo momento mi pare che l'unico che c'è in funzione in Italia è proprio il LIFE Wolf Alps. Certo,
C'è poi collegata la relatrice della prossima sessione del 22, la dottoressa Salvatori, che ci dice che potrebbe fornire delle risposte in merito, magari dopo, oppure addirittura il 22 nella prossima sessione. Grazie. Va bene, grazie veramente per le altre aree, magari ne sa più lei del sottoscritto. Un assunto importante è che non si può effettuare nessuna scelta gestionale se non si conosce la consistenza numerica, la distribuzione e la struttura delle popolazioni animali. E quindi questo porta a dire che è fondamentale fare il monitoraggio della popolazione per affrontare le problematiche relative al lupo. E sotto questo punto di vista bisogna dire che non è possibile fare una conta diretta ed esaustiva dei lupi presenti sul territorio, cioè non siamo in grado di contemporaneamente di dire in quel territorio ci sono esattamente X lupi, perché si tratta di una specie molto elusiva e che occupa dei territori di grande estensione. Quindi i sistemi odierni per cercare di fare il monitoraggio del lupo è quello di lavorare su dei transetti, cioè dei percorsi che vengono percorsi più volte in un dato periodo. Ora, il progetto Wolf Alps è il primo che consente per la prima volta di lavorare ad una scala alpina con delle tecniche standardizzate e coordinate per determinare quindi lo status di conservazione del lupo, indipendentemente dai confini dei singoli stati. Per quanto riguarda l'Italia, il coordinamento del monitoraggio che va dal Piemonte al Friuli Venezia Giulia e sull'Appennino Ligure Piemontese ha impegnato circa 1.000 operatori di regione, parchi nazionali e regionali, carabinieri forestali, tecnici dei comprensori di caccia e di riserve venatorie e 40 associazioni, tra cui il WWF, il CAE, Legambiente, l'IPU e AIGAE. Nello stesso tempo, quest'anno, grazie a ISPRA, sempre sotto questa medesima metodologia, è stato esteso il monitoraggio anche a tutto il resto del territorio italiano. Quindi riusciremo ad avere anche dei dati per l'intero territorio che ci riguarda in Italia. È un impegno notevole perché solo per l'arco alpino gli operatori hanno percorso 1.250 transetti, li hanno ripetuti periodicamente da ottobre a marzo fino a coprire quasi 8.000 chilometri. Tutte le piste di lupo sono state tracciate con la tecnologia GPS, sono stati georeferenziati tutti i ritrovamenti, prevalentemente le fatte, cioè le cacche dei lupi, e sono state anche posizionate delle fototrappole che hanno fornito delle testimonianze video o fotografiche. La raccolta delle fatte è importante perché da queste è possibile estrarre il DNA dei lupi e quindi questo ci consente di capire quali il nome e il cognome, diciamo, di ogni lupo e di determinare la carta d'identità genetica di componenti di ciascun branco e dei giovani in dispersione. Così riduciamo anche i doppi conteggi. Un altro elemento del progetto è l'antibracconaggio, che è una delle più importanti cause di morte per il lupo, oltre agli investimenti, alle malattie e alla mortalità giovanile. I lupi possono essere abbattuti con le armi da fuoco, ma spesso vengono eliminati con mezzi più subdoli come il veleno. Come potete vedere in questa cartina, qui ci sono indicati tutti i casi di avvelenamento scoperti in natura in Italia, tantissimi. E ne vengono colpiti moltissimi animali, non solo i lupi, ma anche volpi, mustelidi, rapaci, avvoltoi, cani, gatti e quindi viene coinvolta un po' tutta la catena alimentare. Il veleno costituisce tra l'altro anche un pericolo per l'uomo perché alcune sostanze velenose possono provocare anche dei seri danni anche per il contatto con la pelle, con i bocconi avvelenati. Il progetto quindi prevede la creazione di nuove unità cinofile antiveleno, con nuovi cani che vengono formati specificatamente per individuare i bocconi avvelenati e che vengono poi
allertati su chiamata di cittadini, di sindaci e di ASL. Le unità cinofile sono condotte da un guardiaparco, da agenti delle città metropolitane, dai carabinieri forestali. E la loro attività avviene sia a titolo preventivo e dissuasivo nelle aree in cui c'è il sentore che possono esserci degli avvelenamenti e soprattutto a seguito di rinvenimento di animali morti o di bocconi sospetti. Infine, ci sono delle azioni di sensibilizzazione del pubblico in generale in modo che si faccia un po' piazza pulita attorno ai bracconieri e ai potenziali avvelenatori, in modo tale che diventino sempre più isolati e stigmatizzati. Direttore, scusami, ci chiedono che pena è prevista per chi viene scoperto ad avvelenare. Penale. È penale, quindi non è una cosina leggera. In Italia l'ibridazione tra il lupo e il cane è fonte di preoccupazione giustificata. Infatti, nonostante tra il lupo e il cane non ci sia un gran feeling, spesso i cani sono predati dai lupi, e può succedere soprattutto dove è diffuso il fenomeno dei cani randagi, come in Appennino, che lupi e cani si possano accoppiare dando luogo a degli ibridi. Ecco, la trasmissione dei geni del cane nel lupo rischia di minare seriamente l'integrità genetica del cane lupo, del lupo grigio appenninico, il Canis lupus italicus, che è il lupo indigeno della penisola italiana. Il problema degli ibridi è difficile da risolvere sia per problemi pratici, perché catturare un lupo è piuttosto difficile, scusate, ma soprattutto abbiate pazienza, è andato. Soprattutto perché catturare un lupo, anche se è un ibrido, è tutt'altro che semplice, richiede esperti, attrezzature speciali, molto tempo e costi, sia per problemi giuridici. Infatti, il lupo è tutelato dalla legge, è fatto divieto di abbatterlo, catturarlo e disturbarlo, quindi anche catturarlo è un problema. Ma anche il cane è protetto come animale da affezione. E quindi qual è lo status giuridico di un ibrido? E quindi c'è un rebus giuridico da risolvere a livello di Ministero dell'Ambiente. C'è anche la necessità comunque di rimuovere questi animali, che per fortuna al momento sono rari, ma purtroppo ne abbiamo individuati in 3 casi anche nel nord Italia. Il progetto quindi affronterà questi problemi per arrivare all'identificazione degli ibridi tramite analisi genetica, secondo uno standard comune che è garantito dall'ISPRA e poi seguito dalla rimozione degli animali dal territorio con le opzioni che saranno concesse dalla legge. Qui vedete la differenza tra un lupo grigio e un ibrido che per esempio in questo caso ha questa colorazione biondiccia. Un altro elemento importante è il coinvolgimento dei portatori di interesse, perché si potrebbe pensare che la presenza del lupo in un territorio attenga solo a questioni naturalistiche. In realtà riguarda aspetti economici legati all'attività pastorale, all'incremento dei costi, all'attività venatoria, al turismo, con opportunità e anche con qualche minimo rischio. Poi ci sono problemi, aspetti politici, aspetti sociali. E quindi questo fa sì che siano coinvolti diversi soggetti, ognuno che è portatore di bisogni, di esigenze, di problemi e proposte di soluzioni. Quindi allevatori, cacciatori, operatori turistici, amministratori, politici, giornalisti, escursionisti, educatori, accompagnatori naturalistici. E per poter abbassare il livello di conflitti è necessario un approccio partecipativo che permetta di far incontrare e di ascoltare tutti questi soggetti con chi si occupa di conservazione, in modo tale da mettere sul tavolo
le preoccupazioni, le esigenze e i vari aspetti che, delle problematiche legate al lupo. Quindi da un lato è importante aumentare la conoscenza sui lupi, dall'altro si devono considerare i bisogni dei portatori di interesse, discutere i metodi di prevenzione, accogliere i suggerimenti, le proposte di strategia di gestione. E quindi attivare un coinvolgimento attivo e la copianificazione. Questo, come si fa? Si fa attraverso, uno strumento che è lo Stewardship Office. Il termine stewardship significa la gestione etica responsabile delle risorse, che avviene attraverso un sistema diffuso di piattaforme di dialogo, attraverso le quali intendiamo dare quindi voce alle preoccupazioni, alle esigenze e alle richieste dei portatori di interesse per generare ricadute positive su tutti gli attori coinvolti. Altro argomento importante è quello della comunicazione, perché il lupo è una specie che convive con l'uomo fin dalle origini, ne abbiamo rappresentazioni fin dalle pitture preistoriche. Alla preistoria, tra l'altro, risale proprio il processo di addomesticazione da cui discende il cane odierno. Il passato ci ha lasciato in eredità diverse immagini, tra queste ricordiamo la lupa capitolina che allatta Romolo, il fondatore di Roma. E, mentre invece nel Medioevo l'animale è rappresentato sotto l'aspetto di divoratore di bestiame, di donne, di bambini, come essere ghiotto e malvagio. Tutti quanti abbiamo da bambini avuto lettura di Capuccetto Rosso e quindi possiamo tutti dire che di fatto non è che goda di una gran buona fama, nonostante poi in Italia da 200 anni non si verifichino casi di antropofagia, che peraltro, anche allora probabilmente nascevano in tempi di rabbia e di contesti sociali molto diversi. Eppure è una specie che è importante anche dal punto di vista ecologico, come limitante di ungulati e per la conservazione della foresta. E quindi è fondamentale raccontare questa nuova presenza. Senza perotoni apocalittici e con serenità, specie nelle zone di nuova colonizzazione. Quindi è importante spiegare che cos'è il predatore, illustrare con trasparenza, quindi senza nascondere tutti gli aspetti, anche quelli più negativi, gli aspetti di conservazione, illustrare anche gli aspetti legati alla sua presenza, quindi i problemi, le conflittualità, definendo gli aspetti relativi alla sicurezza, condividendo le informazioni con gli stakeholders, con le comunità locali, con il grande pubblico, con i professionisti del turismo e anche i frequentatori della montagna. Ecco, questo come lo intendiamo fare? Lo faremo con un nostro nuovo sito web, con degli workshop, dei corsi di formazione, delle conferenze, tematiche, articoli, video e l'uso dei social media. Veniamo al capitolo educazione. Ecco, le attività educative rivolte ai bambini sono di una grandissima rilevanza perché i bambini, specialmente nelle scuole primarie, stanno ancora costruendo l'insieme di valori che utilizzeranno nella vita adulta. E quindi è opportuno avere dei programmi educativi incentrati sulla conservazione del lupo e la conoscenza ambientale, e con questi cercheremo di creare una base di alfabetizzazione ambientale, di capacità di problem solving per i giovani di oggi. Dunque, qui siamo stati un po' accusati di voler fare il lavaggio del cervello alle giovani generazioni. Ecco, non intendiamo fare nulla di questo genere. Voglio far comprendere la complessità del mondo naturale e delle soluzioni che devono essere individuate. E quindi per garantire la maggiore obiettività possibile, cercheremo in tutte le attività di aspettare e coinvolgere testimoni come cacciatori, allevatori, biologi, rappresentanti della tutela dell'ambiente.
Qui abbiamo diversi strumenti che sono previsti, tra questi i corsi di formazione per insegnanti. Questo perché il ruolo degli insegnanti è molto importante, perché nell'ambito della didattica delle competenze possono creare degli ambienti di apprendimento che consentano di fare ricerca, di indagare, di individuare e risolvere problemi, di discutere, di collaborare con altri nel gestire le situazioni, riflettere sul proprio operato e anche valutare le proprie azioni. Inoltre c'è un fattore. Direttore, posso interromperti perché abbiamo due domande in attesa e come tu sai i giornalisti sono abituati a fare domande e giustamente hanno bisogno di risposte. C'è un collega che ci segnala i comunicati stampa delle associazioni degli agricoltori che chiedono cosa si fa per i danni all'agricoltura causati dalla presenza del lupo nell'Appennino al confine con l'Emilia-Romagna o E poi c'è un'altra domanda molto precisa che parla di una ricerca americana secondo la quale la reintroduzione del lupo nel parco di Yellowstone ha ristabilito un ordine naturale di tutto l'ecosistema. Il collega ci chiede se è possibile ipotizzare che la stessa cosa possa o stia già avvenendo in Italia. Sì, dunque, per quanto riguarda rifondere i danni, bisogna dire che la situazione è molto diversificata da regione a regione, perché qui ogni regione interviene con i suoi programmi. Per esempio, la regione Piemonte, attraverso PSR, ha previsto delle rifusioni. Ci possono essere delle situazioni in cui ci sono delle assicurazioni e quindi una compartecipazione degli enti regionali al pagamento dei premi. Non posso dare una risposta univoca perché è molto differenziata su tutte le 21 regioni italiane. Per quanto riguarda Yellowstone, sì, effettivamente il ritorno del lupo in quelle zone ha ristabilito un forte equilibrio a livello ambientale, per esempio riducendo tutti i vari. Il numero degli ungulati ha ridotto fortemente i danni alla foresta e al rinnovo forestale. Addirittura si sono accorti che limitando gli ungulati veniva ridotto il consumo di tutti i salici e sono quindi riusciti a intervenire sulla regimazione delle acque dei torrenti perché i salici hanno un ruolo di rallentamento delle correnti in caso di piena. La situazione non può essere così semplificata per l'Italia, innanzitutto perché l'Italia non è un'area così naturale. E anche nei nostri parchi naturali sicuramente abbiamo visto delle problematiche con un riequilibrio. Il parco del naturale Gran Bosco di Salbertran aveva un problema enorme di rinnovo forestale, che col ritorno del lupo è praticamente scomparso. Ma certamente laddove invece ci sono situazioni più antropizzate, con campi, coltivazioni, boschi non curati e così via, non è così automatico dare una risposta in quel senso. Sicuramente in alcune aree dove c'è una forte presenza di ungulati, il lupo può intervenire in senso positivo, ma bisognerà andare anche qui a vedere realtà per realtà, proprio per la maggiore complessità ambientale. Certo, ci chiedono ancora se il lupo italiano domestico fa parte della stessa razza del lupo selvatico. Il cane lupo cecoslovacco, si intende questo? Il cane domestico, nel senso di lupo cecoslovacco, la domanda è questa? Il lupo italiano domestico non credo sia. No, No, non... dunque, è una specie di cane lupo che ha avuto degli incroci con degli esemplari di Il lupo lupo. italiano grigio, precisa la collega che fa la Sì, domanda. ho capito. È un cane lupo che ha un po' più di sangue di lupo nelle sue vene. Ok, avremo ancora una domanda, sicuramente
Interessante. La Regione Valle d'Aosta, ci scrivono, ha approvato all'unanimità l'abbattimento del lupo, notizia che ha fatto scalpore. Ma essendo specie protetta, com'è possibile attuarla? Dunque, in realtà, è una specie particolarmente protetta, ma c'è un articolo della direttiva, Habitat che prevede, laddove ci siano delle particolari situazioni, la possibilità di intervenire con degli abbattimenti. Questo dipende da un regolamento che deve essere, concordato tra Stato e, regioni presso il Ministro dell'Ambiente. È questa regolamentazione che dice come devono essere fatti questi ambienti, questi possono essere fatti questi abbattimenti, e in che numero, in che condizioni, in realtà non è stato ancora approvato, perché non c'è stata l'unanimità a livello di conferenza Stato-Regioni. E al momento stanno ancora discutendo, sono decine di anni che ne stanno parlando. Sfatiamo però queste problematiche, nel senso che comunque non sarà un liberi tutti, sarà ammesso che si ritrovi questo accordo, sarà comunque fortemente limitante, e la percentuale di animali che potranno essere abbattuti dopo aver messo in atto tutte le misure di prevenzione, avere esatta conoscenza su tutto il territorio provinciale e regionale della situazione del lupo, sarà comunque piuttosto bassa. Bene, non so direttore quanto hai ancora di relazione perché ovviamente siamo andati un pochino lunghi, ma mi pare sia stato tutto molto interattivo e interessante e dovremmo dare la parola a Laura Scillitani. Vuoi concludere? No, non No. voglio toglierti evidentemente. No, guarda, ho solo più una slide. Prego allora. Quindi volevo solo ancora dire che le attività di educazione, gli strumenti sono tanti. Uno di questi che per noi è particolarmente interessante è quello del percorso speciale Alpine Young Ranger, quindi che è un modello sviluppato da 20 anni all'interno dei parchi nazionali americani. E per creare una generazione di giovani informati e attivamente impegnati nella tutela attiva dell'ambiente. Voi vi leggete qui, esplora, impara e poi dacci una mano. Questo è lo spirito, anche qui sempre in una condizione comunque di non di cercare di far passare dei contenuti sopra la testa dei ragazzi, ma di imparare a ragionare su una problematica complessa. C'è poi un aspetto che è quello relativo all'ecoturismo, perché abbiamo visto il lupo solo come un portatore di danni economici all'agricoltura in montagna, ma in realtà il progetto nostro è anche quello di trasformarlo in un fattore di sviluppo a beneficio degli operatori locali con dei pacchetti ecoturistici e prodotti wolf friendly, e perché gli animali selvatici sono comunque delle componenti stimolanti e commerciabili dell'ambiente, e il lupo poi comunque è una specie estremamente affascinante e accattivante. E quindi qui ci sarà un'azione, vorremmo promuovere un ecoturismo a basso impatto per sostenere l'economia locale. E questo attraverso anche delle attività di trekking, delle attività di per favorire l'utilizzo della lana, perché sembra strano, ma in Italia la lana è un costo, non un guadagno, viene venduta sotto costo oppure smaltita come materiale contaminato, e quindi cercheremo delle soluzioni per recuperare e riutilizzo la lana, e infine favorire i prodotti un wolf friendly, quindi creando un marchio che non è un marchio di certificazione di qualità, legato in qualche modo al lupo. Direi che chiudo qui. C'è un ultimo aspetto che è relativo all'impatto del lupo sulle prede selvatiche. La risposta è quella di cercare quanto predano i lupi, quanto incidono sulla popolazione di selvatici. Quindi verranno fatti degli studi sul rapporto preda-predatore, che prevedono la cattura e l'applicazione di radiocollari, e anche in questa attività si cercherà di coinvolgere i cacciatori nelle operazioni di cattura e di monitoraggio. Grazie a voi.
Grazie, grazie direttore. C'è ancora una domanda, ti chiedono se esiste già un turismo iniziale da wolf watching. Si sta cominciando, già quest'anno comunque prevediamo delle prime visite in questo senso, ma Bene. cosa nelle aree protette comunque si faceva già anche prima, Certo. indipendentemente dal progetto. Allora, mentre il direttore Ottino to toglie la condivisione del suo schermo, lo ringraziamo ancora e diamo la parola a Laura Scillitani, Communication Manager presso il MUSE, che è il Museo delle Scienze di Trento, un altro ente che è nostro partner in questo progetto LIFE. Laura, so che ci sei, non ti ho ancora visto, ma sicuramente ora comparirai, spero. Vediamo se Laura. Eccola. Allora, ti dai la parola da sola? Laura, riesce ad accendere il microfono? Ora sì, prima non me lo faceva fare. Perfetto, ciao, ben trovata. A te la parola. Buongiorno a tutti. Allora, condivido subito il mio schermo. Non capisco perché non mi fa trovare il PowerPoint. Dovresti, Laura, aprirlo sul tuo desktop, tenerlo aperto e poi Ah, facendo share o condividi dovresti, no? perché Immagino. non sono riuscita a installarlo sul computer WebEx, quindi ce l'ho Ah. come web. Ok, adesso ce l'ho. Bene, eccoti. Lo vedete? Sì, benissimo. Puoi ingrandire forse a schermo pieno perché abbiamo, o vedi tu, insomma, comunque si vede. Grazie. Ok, eccoci qua. Vedete tutto bene? Perché io adesso non vedo più niente, vedo solo la mia presentazione, quindi fatemi Sì, sapere direi se. che vediamo la prima slide dalla rassegna stampa, glossario, eccetera, quindi vai pure. Ok, come ha spiegato prima Carla, io mi chiamo Laura Scitani, sono una biologa e lavoro come communication manager presso il Museo delle Scienze di Trento. Fra le attività per il Life Wolf al SEU, fra le attività che facciamo all'interno dell'ufficio comunicazione del Life Wolf al SEU c'è quella della raccolta di tutti gli articoli che vengono pubblicati sul lupo, sull'arco alpino. Fino ad oggi, nell'ambito di questo progetto, abbiamo raccolto un totale di 1592 articoli, di cui la maggior parte vengono fuori dall'Italia. E come vedete, questo è l'andamento nei mesi del numero di articoli pubblicati che nominano il lupo in grigio o che nominano il progetto in verde acqua, raccolti fino ad adesso. Ci sono dei picchi che corrispondono, diciamo, a dei periodi in cui è successo qualcosa, per cui le notizie sono un po' più frequenti. Questi picchi sono quasi sempre corrispondenti al periodo caldo per la presenza del lupo, che è quello estivo, in cui gli animali vanno in alpeggio e ci sono le predazioni. Venendo alla provenienza degli articoli che noi abbiamo raccolto, per la maggior parte vengono da due regioni, una è il Piemonte e l'altra il Laura, Veneto. scusa, le slide non vanno avanti, però, è solo perché tu lo sappia. E come Io, mai? siccome le ho già viste, so che questa sarebbe la terza, ma non vedo che siamo fermi alla prima. Ecco, Molto bene. perfetto, adesso sì, ecco. E allora niente, forse con la presentazione a schermo intero non ce la fa? Non so che dire. Vabbè, comunque così si vede, è andata avanti. Ok. Adesso? Sì, siamo sulla terza. Ok. E allora, la maggior parte degli articoli raccolti fanno riferimento a due regioni, che sono il Veneto e il Piemonte, ma anche il Trentino. Per vedere anche come sono questi articoli, andiamo a vedere qual è il tono del titolo e qual è la concordanza fra il tono del titolo e quello del testo, perché, come ben sapete, a volte il titolo
titolo legato al titolista e non sempre c'è una concordanza fra testo e tono del titolo. E in effetti quello che vediamo è che nella maggior parte dei casi il titolo mantiene lo stesso tono del testo, ma nel 15% dei casi invece è più positivo alla fine il testo rispetto al titolo. Comunque anche i titoli per la maggior parte hanno un tono neutrale rispetto al lupo e quindi non usano aggettivi che lo qualificano in termini né negativi né positivi. Quando si parla di lupo, quali sono gli argomenti principali? Questo viene sempre... Laura, fai scorrere però le slide se riesci tu, perché diversamente, ecco, adesso no, sì, devi dare tu il via alla slide. Ma io lo do il via, è che probabilmente c'è un problema di rete. Non è un, cioè io le vedo adesso anche noi quando si parla di lupo. Sì, evidentemente non posso stare in presentazione semplicemente, che è un problema perché avevo delle animazioni. Ok, faccio che esco e rientro. Allora, ci sono una serie di argomenti che sono più popolari rispetto ad altri, che sono la predazione e la prevenzione, la stima di popolazione, gli avvistamenti, il tema della coesistenza è molto trattato e poi il termine paura, cioè la paura nei confronti del lupo. Così che forse è meglio. Quindi quello che voglio cercare di fare è cercare di andare avanti lungo questi temi che sono quelli un po' più rappresentati negli articoli di giornale per cercare di capire quali sono i motivi per cui spesso fra biologi e giornalisti si possono creare delle incomprensioni, diciamo, e che cosa invece si può fare per migliorare anche la neutralità delle informazioni. Quindi prendo l'ispirazione da Nanni Moretti per dire che le parole sono importanti quando si parla delle cose, come sappiamo ben tutti, e che fondamentalmente quando si parla di lupo, quello che viene spesso molto facile fare è utilizzare delle parole che siano molto forti, che facciano venire in mente la violenza di quello che viene consumato. Quindi vediamo titoli come strage di pecore, sbranato, sterminato, sbranato, strage, che tornano molto ricorrentemente in tutti gli articoli, o quantomeno nei titoli, che parlano di eventi di predazione del lupo al bestiame. Questo sicuramente fa riferimento anche al fatto che quando effettivamente viene ritrovata una carcassa di un animale che viene mangiato, predato dal lupo, è oggettivamente, dal punto di vista di noi esseri umani, una scena abbastanza truculenta, insomma. Detto ciò, sono andata avanti, perché io vedo la slide avanti. Sì, stanno andando avanti. Il lupo sbrana, fa strage o preda? Ok. Questa? Sì. Allora, quello che possiamo capire un attimo andando a vedere ad esempio i termini sulla Treccani è perché queste parole sono violente. Allora, sbranare tecnicamente può anche in effetti ricondursi a una bestia feroce, in effetti però specifica la Treccani, perché vuol dire ridurre a pezzi, in brandelli, dilaniare, però con gli artigli e con i denti, quindi è qualcosa che fa effettivamente comunque un animale. Ma strage, per esempio, un'uccisione violenta di persone insieme, e il diritto penale è il più grave dei delitti contro l'incolumità pubblica, che se andiamo a vedere sono un atto compiuto coscientemente che causa la morte di una o più persone. E sterminare vuol dire uccidere uomini o animali non lasciando che alcuno sopravviva, quindi che anche in questo c'è una volontà nel fare piazza pulita di persone. La realtà delle cose è che il lupo preda. Il lupo prende come preda, predare dal latino predari vuol dire cacciare, catturare, fare preda. Questo perché il lupo è un carnivoro opportunista e quindi uccide per nutrirsi. Cosa vuol dire carnivoro opportunista? Carnivoro che lui praticamente prende le sue energie che gli servono per vivere, per sopravvivere, per riprodursi e dicendo da alimenti di origine animale. Esattamente come un erbivoro lo fa nutrendosi di alimenti vegetali.
Quindi è vero che è sanguinario e di sicuro non un evento piacevole per il suo pasto, ma è una cosa che fa non con, abbiamo visto qui nella definizione, coscientemente per creare pericolo per la vita e l'integrità fisica della collettività, ma perché altrimenti è mors tua vita mea, cioè se lui non dovesse nutrirsi di altri esseri viventi morirebbe. Non è comunque un ipercarnivoro come Felini, che vuol dire per carnivoro, vuol dire che è un animale che non può mangiare assolutamente niente che non sia di origine animale, mentre può integrare, si è visto, anche se pur raramente, la dieta, e comunque la sua controparte domestica, diciamo, il Canis lupus familiari, ha effettivamente nella coevoluzione con l'uomo, ad esempio, preso la possibilità di assimilare gli amidi. E mangia però carne il lupo, e quindi però è opportunista perché non ha un'unica dieta che è uguale in tutte le parti in cui lui vive, ma può integrarla a seconda della disponibilità di cibo, quindi variano gli ungulati selvatici di cui si nutra, se ci sono animali domestici che sono più facili dal suo punto di vista da catturare, li preda, oppure ad esempio in pianura padana è stato visto che sta mangiando le nutrie. Negli ultimi anni, negli anni 70, quando Boitani studiò gli lupi presenti sull'Appennino, quello che vide è che molti di questi facevano visita alle discariche per nutrirsi. Ricordiamo che negli anni 70 l'Italia non era solo povera di lupi, ma era povera di qualsiasi animale, perché tutti gli animali di grosse dimensioni erano stati oggetto di un'enorme persecuzione negli anni precedenti e quindi erano praticamente scomparsi da tutta la penisola, e solo con, diciamo, una ritrovata coscienza ecologista da parte dello Stato stesso sono iniziati i programmi di reintroduzione degli ungulati e basta, che poi hanno portato a un miglioramento di un ambiente che ha portato anche a una naturale ricolonizzazione da parte del lupo. Detto ciò, è vero che esiste il fenomeno del surplus killing, ovvero cosa vuol dire? Quando i lupi uccidono un numero di prede superiore a quello che effettivamente consumano. In questa foto presa dal National Geographic vedete un caso in cui sono stati ritrovati. Non la vediamo. È un problema di connessione. Adesso sì. Il problema del surplus killing, qui lo vedete in questa immagine appunto tratta dal National Geographic, in America può verificarsi anche con le specie naturali, con le prede naturali, ma è una cosa che si verifica in realtà in casi estremamente rari, nel senso che comunque catturare una preda è un'impresa molto dispendiosa dal punto di vista energetico, che richiede quindi ai lupi l'investimento di molte energie per la cattura e per l'uccisione. Quindi spesso sono tante le cacce che in realtà vanno anche a vuoto. Quindi in natura si verifica solo in casi particolari, ad esempio se c'è un inverno particolarmente negativo per gli ungulati che non riescono a spostarsi, quindi c'è una facilità. E in realtà niente va perduto in natura, per cui in realtà se qui non fossero intervenute le persone a raccogliere queste carcasse, probabilmente dopo i lupi sarebbero tornati nei giorni successivi per finire il consumo delle carcasse. Quello che può succedere però nei domestici, per cui si arriva al cosiddetto appunto sterminio del gregge di pecore, è quello che innanzitutto gli animali domestici giustamente si agitano nel momento in cui entrano i lupi e le predano, e quindi possono ammassarsi da una parte, magari muoiono perché si calpestano l'un l'altro, no? Quello che purtroppo è successo anche in alcuni casi per la nostra stessa specie, quando ci si accalca per scappare da un posto in cui si percepisce un pericolo e lì si muore perché schiacciati dalla folla. E in altri casi perché per il lupo è talmente appunto facile riuscire a predare questi animali spaventati che quindi ne uccide di più. Il problema è che poi ovviamente il giorno dopo arriva il pastore, trova gli animali, si fa il sopralluogo e tutto, quindi il lupo poi non tornerà a consumare quello che ha lasciato sul posto. Questo dal punto di vista biologico, cosa succede quando effettivamente troviamo tanti animali uccisi in un solo posto. Come diceva prima,
abbiamo i sistemi comunque di prevenzione che diciamo fondamentalmente l'unica via per riuscire a evitare di, che i propri animali vengano, che un allevatore per evitare che i propri animali vengano predati dal lupo, se il lupo è presente in zona, e sono di vario tipo, quindi non mi fermo qua perché li abbiamo già visti prima, dai cani di guardiania, alle recinzioni elettrificate, gli svassori acustici e ottici e di vario tipo, che vanno chiaramente modulati rispetto al contesto in cui vengono attuati. Ora, quello che succede è che praticamente ogni regione, non esiste un unico modo di fare prevenzione e un'unica normativa per attuare la prevenzione all'interno del proprio territorio, perché ogni regione in Italia ha le sue norme per quanto riguarda la normativa e il modo per accedere ai sistemi di prevenzione. Il Life Wolf Alps EU è un progetto che riunisce diversi enti territoriali o enti pubblici o associazioni, che però non ha un'autorità territoriale. Quello che però fa, e come spiegato prima, è stato quello di creare delle squadre di intervento per la prevenzione che possono aiutare gli allevatori a trovare le soluzioni più adatte al contesto in cui essi allevano, e anche per riuscire a mantenere, avere cura delle mezzi di prevenzione ed accedere in modo più facile, insomma, essere consigliati su quale strada da percorrere per accedere alle misure di prevenzione. Passiamo ora al secondo argomento molto toccato dalla stampa, che sono gli avvistamenti. E per gli avvistamenti bisogna fare attenzione, perché si è ad altissimo rischio di cadere nel rischio di fake news. Questo perché? Perché gli avvistamenti magari vengono inviati ai giornalisti attraverso dei WhatsApp, oppure vengono, a volte le notizie le troviamo anche sui social, e questo però a volte appunto si può cadere nell'inghippo di star pubblicizzando e dando per vero una cosa che tale non è. E questo è il caso, ad esempio, di molte avvistamenti che sono stati riportati, fatti in alcune parti d'Italia e poi riportati come in un altro. Qui ad esempio abbiamo proprio una lettera di smentita da parte della stessa quotidiano che aveva pubblicato l'avvistamento, in cui questo avvistamento effettivamente veniva da Pordenone e non dalla provincia di Cuneo. Ma ce ne sono tantissimi. Esempio. Questo per esempio lo trovo molto divertente, perché questo si trattava di un avvistamento di un branco di lupi nella zona di Ferrara d'Argenta, e questo ha girato praticamente tutta l'Italia, è stato riportato al TGR Piemonte, come mi sa sempre nel Cuneese, è stato riportato da in Lombardia, dai giornali lombardi come Secchia Mantovano, Quistello Suppara. È stato riportato dal Corriere della Sera come un evento verificatosi a Roma, e però tuttavia è sempre lo stesso video che è stato fatto a Ferrara. Oppure c'è anche questo caso qua, che è abbastanza eclatante. Questo è un video vero di un branco di lupi che attacca e divora un cane legato alla catena. Anche questo, se non sbaglio, era stato riportato come un evento verificatosi nel Piemonte, in realtà è un video girato in Russia. Quindi diciamo, i contenuti video non sono falsi, quello che è falso è il posto in cui viene, diciamo, ambientata la vicenda. E questo ovviamente poi impone anche ai giornalisti l'imbarazzo di dover appunto poi fare una smentita, di perdere credibilità perché si è pubblicato qualcosa che non era vero. E esistono in realtà molti strumenti che ci possono aiutare a cercare di capire se una volta che diciamo un materiale video o foto, se questo materiale effettivamente risponde a qualcosa di vero o fa. Anzitutto andare prima di tutto a cercare su Facebook per capire se riusciamo a trovare un'origine di questa diffusione.
Poi probabilmente molti di voi già lo conoscono, c'è l'Education Handbook dell'European Journalism Center e il datajournalism.com, traduzione in italiano, appunto, tantissime indicazioni per indagare sugli account online e capire quali sono i contenuti veri o no. E ci sono anche dei materiali, delle indagini che possiamo fare utilizzando dei cioè dei normali motori di ricerca, qua ve ne ho dati alcuni, oltre a Foto Forensic, che per esempio permette proprio di capire se la foto è stata manipolata con un programma di modifica dell'immagine, perché altre cose che si possono fare sono i fotomontaggi, ad esempio. Questo per le foto, per i video è un po' più difficile, ma si può fare. E quindi utilizzando un po' di questi strumenti, ad esempio anche andando a vedere se viene scritto un posto, una cosa molto banale può essere scritto, che ne so, questo video è stato girato a Cuneo domenica scorsa e c'è magari nel video un sole splendente, noi andiamo a vedere il meteo di Cuneo la domenica precedente e diluviava, questo qualcosa ci può fare pensare che probabilmente c'è qualcosa che non va. E poi c'è sempre il metodo tradizionale che funziona comunque sempre, quindi cercare di chiedere a più fonti, magari se nella zona in cui stiamo riportando la notizia ci sono un ente che è territoriale competente o magari dei biologi di zona che possono dare una verifica all'informazione che noi stiamo dando, o altri tipi di esperti che possono essere di varia e tecnici, insomma, questo ci può aiutare a capire se effettivamente quell'informazione che ci è arrivata è effettivamente un'informazione valida oppure sul lupo, oppure c'è qualcosa che non funziona e stiamo rischiando di star diffondendo una notizia che vera non è. Tutta questa attività è un'attività di debunking e come Life Wolf Alpseu abbiamo elaborato un protocollo che serve per il fact-checking e il debunking delle notizie, che è ad uso interno di tutti i comunicatori che afferiscono al progetto, ma è in lavorazione con la collaborazione dell'agenzia Facta News, che è un'agenzia di giornalismo che si opera proprio sul piano delle fake news e del debunking, costruire un manuale che verrà poi dato al grande pubblico per cercare di avere, diciamo, un po' di armi in più per interpretare quello che leggono sui social e capire se effettivamente una notizia può essere vera o falsa e sviluppare un senso critico rispetto a quello che leggono. Laura, scusa se ti interrompo, siccome hai una connessione un po' instabile, vuoi provare a spegnere la tua videocamera e magari riusciamo a sentirti meglio? Sì. Ok, riguardo a un altro tema che emerge molto spesso guardando la rassegna stampa è quello del numero di lupi. È un po' una curiosità che ricorre, qua ho messo delle notizie dal nord Italia, ma è sicuramente una notizia che ricorre un po' in tutta Italia, cioè quanti ce ne sono. E io stessa, come vi dicevo, sono una biologa e qualsiasi animale mi sono trovata a lavorare nel mio passato, insomma, proprio da sul campo, e la prima domanda che mi veniva posta era sempre: ma quanti ce ne sono? Non so perché c'è questa curiosità, però di fatto è una cosa che piace indagare, giustamente i giornalisti cercano di intercettare questo bisogno delle persone di sapere quanti ce ne sono. E questo ci aiuta a cercare di anche spiegare perché invece i biologi sono così lenti nel dare questo numero e spesso vi dicono alla domanda ma quanti ce ne sono, ti do una stima, perché il monitoraggio nella popolazione è essenziale per verificare l'andamento nel tempo, capire se ci sono problemi, capire se ci sono soluzioni, capire come intervenire, però non esiste in natura la possibilità di fare un censimento completo, cioè io non posso riuscire nemmeno per gli alberi a dire esattamente su quella montagna quanti ce ne sono. Quello che si fa è sempre comunque una stima. E
però più la raccolta dati è fatta in modo curato, standardizzato, ripetuto nel tempo, più avrò una stima che assomiglia molto alla realtà ed è molto più vicina a quello che effettivamente c'è sul territorio. Quindi diciamo quello che si dice tecnicamente, riduco l'errore nel mio numero. E a volte serve fare delle ripetizioni, a volte serve fare dei modelli, la maggior parte delle volte dei modelli matematici che da partire dai nostri dati riescono a darci l'approssimazione migliore. Perché non è facile contare gli animali? Vi metto, la vedete questa foto con gli stambecchi? Ecco, gli stambecchi sono gli animali che vivono in alta quota, non ci sono alberi, sono ben visibili e per contarli si fanno i conteggi a vista. Vi sembra facile contare gli stambecchi? Quanti ce ne sono in questa foto? Ce n'è uno qui. Qui quanti sono? Quante sono queste corna? Quanti sono questi? Non è facile. Quanti ce ne saranno qua dietro che non vediamo? Eppure gli stambecchi si muovono su un territorio di 5-6 km quadrati, ma quello che si fa per contarli è comunque fare delle conte in simultanea su tutto un territorio in cui sono presenti, cioè con più operatori che guardano più parte in contemporanea, e quando si può su più giorni per arrivare a dire questo è il numero minimo di stambecchi presenti sul territorio. Veniamo al lupo. Perché è difficile contare il lupo? Perché il lupo si muove di notte, vive nel bosco, quindi non c'è visibilità, è molto schivo. Un branco che occupa un territorio di 250 km quadrati può anche dividersi nel corso della giornata o del mese. Non è facile contare i lupi e infatti per farlo e per avere una stima affidabile serve mettere in campo un enorme lavoro di campo, come dicevamo prima, che combina tantissime tecniche, dal seguire le piste d'inverno, raccogliere gli escrementi per riuscire a risalire il DNA e quindi applicare dei metodi probabilistici che non vi sto a spiegare per non annoiarvi, che ci permettono di avere una stima di quanti animali ci sono, alla cattura, alla raccolta di campioni di animali vivi, quindi la raccolta di dati attraverso quelle che si chiamano fototrappole che vedete qui e che ci permettono di avere delle immagini dei lupi nel bosco, le analisi genetiche, tanto lavoro di paziente ricostruzione di quello che c'è. E tutto questo, mesi e mesi di lavoro, tante tante ore di lavoro, diventano una stima del numero minimo di individui. Una stima che può avere un margine di errore, ma è impossibile dire ce ne sono 10, ce ne sono 5, ce ne sono 20, ce ne sono 100. Esattamente, si può avere una stima del numero minimo e questo è il parametro corretto che può fornire la scienza. Abbiamo un paio di domande, io scusami, te le faccio almeno una perché sono entrambe dello stesso collega e se no pensa che non leggo la sua posta. Allora, un collega ci dice, se non erro, il surplus killing, aspetta che ho perso la riga, è più spesso opera di cani inselvatichiti, feral dogs. Ci chiede, è legittimo pensare che spesso il mondo dell'informazione attribuisca troppo facilmente al lupo le stragi di domestici, accontentandosi delle versioni degli allevatori, dei loro rappresentanti o del mondo venatorio? Allora, sul fatto che siano sicuramente anche i feral dogs, diciamo anche i cani fanno delle predazioni. E infatti una delle cose che è giusto fare anche quando si riporta una notizia è magari aspettare che ci sia il sopralluogo da parte delle autorità competenti, perché in realtà esistono dei metodi forensici, diciamo un po' alla CSI se vogliamo, con cui i veterinari per esempio sono in grado, o chi per loro insomma, di capire effettivamente se si è trattato di lupo o di cani a fare morsi, perché è un po' diversa la dinamica dell'uccisione dell'animale. Ad esempio, per quanto riguarda le pecore, il lupo va con un unico morso molto preciso alla zona del collo, questo perché nel collo c'è un regolatore della pressione sanguigna che una volta che viene morso dall'incisivo del lupo,
l'animale collassa, cioè non muore sul colpo, ma collassa. Una volta che è collassato è più facile poi dopo ucciderlo e consumarlo. I cani hanno un morso molto meno preciso, quindi mordono in più punti, e quindi fra l'altro i veterinari, scuoiando l'animale, riescono anche a capire se la lesione è avvenuta quando l'animale era in vita o dopo che l'animale era morto, insomma, perché questo ovviamente una lesione avvenuta in vita, per esempio, provoca un ematoma nell'animale. Una lesione quando l'animale era già morto invece non la provoca. Quindi una ricostruzione da parte dell'autorità competente sicuramente ci permette di essere certi di quello che è successo e quindi non attribuire magari al lupo. Detto ciò, il lupo fa il surplus killing, succede, lo fa, non è una cosa che appunto, allora faccio un attimo la deviazione, che però non lo è. Se qualcuno di voi ha a che fare con se qualcuno di voi ha avuto mai a che fare con i cani, chi ha paura dei cani, uno dei problemi con i cani è sempre che viene detto non scappare di fronte a un cane che ti minaccia, perché instighi in lui una risposta da predatore. Ecco, quando tanti animali vanno nel panico e si mettono ad ammassarsi, così creano nei predatori un ulteriore istinto ad attaccarli, quindi nei domestici soprattutto può succedere surplus killing, e quindi non è una regola, è abbastanza raro, ma non si può escludere, può succedere, e sicuramente dal punto di vista dell'allevatore è una cosa molto brutta, perché comunque arrivi lì e ti trovi tutte i tuoi capi che stanno male, insomma, cioè che sono morti o gravemente feriti, perché a volte magari non li hanno uccisi ma li hanno feriti. Non è comunque la norma, ecco, diciamo che normalmente, anche perché magari, soprattutto, ecco, se ci sono mezzi di prevenzione, che ne so, è facile che il lupo venga disturbato prima che possa giungere a quella conclusione. Non so, se ci sono i cani da guardia, magari inizia a indirizzarsi verso una pecora un po' periferica del branco, cerca di attaccare quella, ma poi viene intercettato dal cane guardiania, scappa e non avverrà mai il surplus killing. Ok, ritolgo il video se non ci sono altre domande. No, non ci sono altre domande, qualcuno si lamenta della connessione, sono rammaricata, io personalmente sento bene, però mi rendo conto, pregherei tutti di togliere la videocamera per aiutare quest'ultima mezz'ora di confronto. Non so onestamente cosa posso fare, perché... No, niente, perché evidentemente prego tutti quelli che sono collegati di togliere la videocamera, per favore, se riuscite a sentirmi e la togliete vi sono grata, così aiutate, sì, appunto, qualcuno sente bene, qualcuno no, chi la toglie ci aiuta a finire quest'ultima mezz'ora. Non so, Laura, se tu devi ancora concludere, perché avremmo poi l'ultimo intervento. Ok. Intanto, guarda, c'è un'ultima domanda di un collega, sono Alessandra Verbe, una collega, volevo sapere se episodi di predazione attribuiti ai lupi possono essere anche a carico di ibridi lupo-cani. Allora, sicuramente sì, nel senso che comunque non c'è nessun modo per, se non la genetica in questo caso, soprattutto quando gli ibridi lupo-cane sono imbrancati sono dentro al branco di lupi, diciamo che a meno che non abbiano delle variazioni fenotipiche, cioè dell'aspetto fisico, che siano molto forti, che quindi portino ad avere una dimensione del morso, perché fra i caratteri diagnostici che i veterinari vanno a cercare quando vanno a vedere se la predazione è effettivamente di lupo, c'è anche la distanza fra i due canini che penetrano penetrati nella carne, insomma l'animale ucciso. Se l'ibrido ha un aspetto da lupo, diciamo, e quindi ha una distanza fra i due canini uguale a quella di un lupo, non c'è assolutamente modo di scoprirlo se non con una genetica, insomma, che però, insomma, lì bisognerebbe riuscire a trovare la saliva nel corpo dell'animale, fare delle analisi genetiche di un certo tipo, però, insomma, dal punto di vista comportamentale non esistono ancora studi in Italia e in Europa, soprattutto, quindi in generale, che vadano effettivamente a dimostrare una variabilità dal punto di vista comportamentale degli ibridi di lupo rispetto al lupo.
Ci chiedono ancora, recentemente sono usciti molti articoli allarmistici sul lupo, ma non viene data voce ai biologi che sostengono che il lupo non rappresenta un pericolo per l'uomo. In realtà i giornalisti sono collegati, quindi dovrebbero loro. Allora, infatti, guardate, su questo vado avanti perché era proprio l'argomento che stavo per toccare adesso. Ed è proprio il lupo come un pericolo per l'incolumità pubblica e quindi il fatto che molto spesso vengano citati come animali molto pericolosi, quindi la gente ha paura, chiediamo protezione e via dicendo. Ma in realtà sul fatto di avere paura del lupo io non ci trovo niente di particolarmente misterioso, diciamo, fin da quando siamo bambini i lupi cattivi popolano il nostro immaginario, no? Qua vi ho messo alcune immagini da Ezechiele il lupo, l'intramontabile cappuccetto rosso, un film che personalmente ha turbato le mie notti per tantissimo tempo, che era un lupo mannaro americano a Londra, e persino il cattivo della storia infinita, insomma, queste, mi riferisco alla mia generazione, però sono tutte cose in cui un'immagine lupina turbava l'immaginario dei bambini che quindi crescevano con questo spauracchio del lupo cattivo. Quindi che faccia paura il lupo non è un mistero. Quanto poi sia vero che effettivamente il lupo possa attaccare, allora una cosa importante è non santificare nemmeno un animale selvatico. Un animale selvatico è un animale selvatico, può uccidere per vari motivi, soprattutto se è un predatore. Ma pensate che, per esempio, gli attacchi da predatore in Europa alle persone sono molti di meno degli attacchi dei bovini. Per esempio, cioè, non è proprio molto sicuro nemmeno passare in mezzo a una mandria di vacche, voglio dire, ma questo perché gli animali, se hanno paura, magari e noi non sappiamo bene il loro modo di comunicare, no? Quindi magari quello che può succedere è che inneschiamo una reazione in loro e loro reagiscono come reagissero con dei conspecifici o comunque con altri animali, salvo che se poi effettivamente ti morde un lupo, tanto bene dopo non stai. Quindi non è falso il fatto che possano verificare degli attacchi, questo è un report che si può liberamente scaricare dall'istituto NINA, che è il Norwegian Institute for Natural Research, ed è un report in cui John Linnell e altri biologi molto importanti che si occupano della biologia dei carnivori hanno proprio fatto una ricostruzione di tutti i casi che verificati di attacchi alle persone. Come vedete, sono da questa tabella presa dal report, sono comunque per la maggior parte dei casi in cui alla fine non hanno avuto un esito fatale. Ci sono stati esiti fatali dal 2002 al 2020, uno in Canada, uno negli USA e tanti in Iran e in Tagikistan. Diciamo che in Iran e in Tagikistan si verifica, comunque in questi paesi come anche Kirghizistan, l'India, l'Azerbaigian, il Kazakistan, sono tutti paesi dove si verifica quello che si verificava anche in Europa un tempo e che ha portato all'immaginario del lupo mangia bambini, cioè spesso le greggi vengono portate sì da un pastore al pascolo, ma questo pastore è un bambino e questo ovviamente può creare dei problemi. Però ecco, il lupo non è nemmeno un peluche, quindi oggettivamente il rischio ci può essere. E ci può essere soprattutto quando non si fa attenzione a determinati comportamenti da parte delle persone. Quindi un lupo che, o in generale un animale che si chiama abituazione, quel processo per cui si viene persa la risposta di un comportamento. Quindi dopo un po' che si sente una cosa non si ha più uno stimolo. Può succedere anche nell'uomo, se viviamo vicino a una ferrovia, per esempio, dopo un po' non faremo più caso al rumore del treno. Ecco, se gli animali selvatici si abituano alla presenza degli esseri umani possono non pensare più che siano un pericolo e diventano cosiddetti confidenti. Questo è il celebre caso della lupa di Otranto, che tutta la gente gli dava da mangiare, gli andava vicino, gli faceva le foto per postarle sui social. Ha perso la paura verso gli animali e verso gli umani. Una volta persa la paura verso gli umani, si sono verificati due incidenti a discapito delle persone. Poi la lupa è stata catturata, e dotata di radiocollare, insomma, la situazione è stata, diciamo, gestita, però è una situazione che si è creata perché? Perché gli animali sono diventati, diciamo, questo animale era diventato confidente, non aveva più paura dell'uomo. Ecco che in inglese si parla di bold wolf, e siccome prevenire è molto meglio che curare,
bisogna cercare di, come giornalisti, possiamo dare delle buone norme ai cittadini, quindi cercare sempre di evitare in aree di presenza del lupo, di lasciare cibo di qualsiasi natura a disposizione degli animali, non tentare mai di avvicinare gli animali per fargli una foto, c'è una distanza di sicurezza a cui dobbiamo sempre mantenere, e se il lupo mostra un comportamento confidente bisogna assolutamente rivolgersi, segnalare la cosa alle autorità competenti del territorio. Come giornalisti possiamo facilitare questo tipo di informazione, ad esempio con il caso di un lupo, in questo caso a Villa Lagarina, il giornale ha deciso di pubblicare dei consigli, che erano più o meno questi riportati qua sopra, per comportarsi in modo giusto, per evitare insomma di avere l'insorgere di situazioni spiacevoli. Altro caso di allarmismo e nei giornali è quello in cui i lupi sbranano i cani, insomma mangiano i cani. Ecco che chiaramente questo ha un portato emotivo molto molto forte. Anche in questo caso c'è una verità, diciamo, non è un fenomeno diffuso, cioè non è una cosa che capita tutti i giorni, ma può succedere. In altri paesi dove, soprattutto sui cani da caccia, per esempio qua vi riporto due pubblicazioni scientifiche in Scandinavia, in Croazia, dove cani coinvolti, nel caso della Scandinavia, nella caccia all'alce, nella Croazia caccia al cinghiale, effettivamente non facevano ritorno e poi venivano trovati effettivamente sbranati dai lupi. Questo perché il lupo è territoriale, un cane presente sul suo territorio può essere trattato come viene trattato un conspecifico, come viene trattato un lupo. E in alcuni casi rarissimi, ma che si sono verificati, come quello russo che vi ho fatto vedere prima, oppure qualche caso si era verificato anche nell'Appennino tosco-emiliano, ci sono stati invece casi di predazione di cani all'interno dei giardini. Quindi anche in questo caso ci sono delle buone pratiche da seguire. Qui vi ho riportato ad esempio un manuale che è liberamente scaricabile, il Wolf Appennine Center, e delle raccomandazioni che trovate sul sito di Life Wolf Alpseu, cioè sempre tenere il cane sotto controllo durante le escursioni, sempre tenerlo al guinzaglio, anche perché tra l'altro lasciare il cane vagante in realtà è vietato dalla normativa, e gli unici cani che possono stare senza guinzaglio sono i cani di protezione del bestiame domestico o comunque quelli da lavoro, ma se no per legge di fatto non si potrebbe stare col cane che non è tenuto al guinzaglio. E anche i cani padronali spesso nei posti di montagna magari si vanno a fare un giro, poi ritornano a casa, ecco, non è una buona idea in generale, perché possono arrecare disturbo alla fauna, non è sicuramente una buona idea quando c'è il lupo nei dintorni. Per concludere, si parla tanto di coesistenza, è uno dei temi principali del Life Wolf Alpseu, ma di che cosa si parla quando si parla di coesistenza? Non di questo. Non si parla di voler far diventare tutti dei grandi amici e fan dei lupi, non è questo l'obiettivo, ma l'obiettivo è quello di arrivare a un compromesso in cui sia gli interessi della fauna che quello delle persone sono soddisfatti, e quindi un sistema socio-economico dinamico e sostenibile per tutti, in maniera che possa essere assicurata la compresenza in un unico territorio. Quindi questa è la coesistenza, un buon compromesso. E per concludere, quindi, la cosa importante, penso, come mandato per un giornalista è quello che il lupo non è come qualsiasi animale selvatico. Il lupo non è né buono né cattivo, non compie una strage perché è cattivo o perché è un killer, è un animale selvatico, è un predatore al vertice della catena alimentare, preda per nutrirsi. È molto spiacevole vedere una sua predazione, è molto sanguinosa, è vero, però lo fa per mangiare. Può interferire con le attività umane, questo è un problema, e quindi è necessario, per arrivare al compromesso di qui sopra e a lavorare per cercare di minimizzare e dove si può anche azzerare i danni, attraverso un lavoro di ascolto delle persone colpite, di partecipazione di queste persone in un dialogo con le istituzioni, e un lavoro di prevenzione. La ricerca serve perché aiuta a capire meglio questi animali. Il monitoraggio ci permette di avere degli indicatori che ci permettono di sapere quanti più o meno come si evolve la popolazione. Sono tutti strumenti un po' più oggettivi che ci danno delle indicazioni per gestire meglio la popolazione e per operare meglio. Ci vuole pazienza però, perché forse l'abbiamo visto in questo anno e mezzo di pandemia, la scienza, malgrado i progressi,
è rapida, ma non è istantanea, quindi a un dato ci si arriva, bisogna avere la fiducia e la pazienza di aspettarlo. Una corretta informazione credo che sia importante per tutti. È sicuramente giustissimo, per rispondere anche alla domanda che mi era stata fatta prima, riportare i problemi di chi subisce danni. Sono problemi che sono oggettivi. Spesso non è solo la pecora predata, è un lavoro di anni per tenere quella pecora, è una fatica di stare lì a fare un lavoro che ormai non vuole fare, vogliono fare in pochi, è una frustrazione di doversi trovare a smaltire i danni, magari anche in alcune, dipende dalle normative regionali, ma a volte in alcune regioni, per esempio, lo smaltimento della carcassa va a carico di chi è stato danneggiato. Insomma, non è sempre, cioè non è per forza cattivo l'allevatore, ed è giustissimo riportare i problemi di chi subisce danni. Altrettanto corretto è cercare di fornire delle informazioni adeguate, oggettive, e quindi, laddove è possibile, cercare di contattare anche persone che possano darci una spiegazione e capire se effettivamente quello che è successo è un allarme oppure un qualcosa su cui si può lavorare per risolvere la situazione. Io vi ringrazio per l'attenzione, mi scuso, ma non so che fare per la mia connessione di oggi, che è un po' ballerina. No, non ti preoccupare, Laura, sei stata preziosa, ma non avevamo dubbi. Abbiamo un po' rubato parte del tempo all'ultima relatrice, la collega Paola Bertotto, tecnica funzionaria della Città Metropolitana di Torino, che adesso ci parlerà, nel tempo che rimane, di biologia e di etologia del lupo. Io però a Paola Bertotto, nel dare la parola, pongo una domanda che è rimasta appesa da un nostro collega, che chiede: per evitare gli abbattimenti, soluzione ultima rispetto all'utilizzo dei metodi ecologici, tra virgolette, esistono esperienze di utilizzo di immunocontraccettivi sulla scorta di quanto già sperimentato per il contenimento dei cinghiali? Non so se Paola può rispondere a questa domanda, in modo da agevolare anche il collega che ce l'ha chiesta, l'ha scritta già due volte. Grazie. Prego, Paola. Spero che riesca ad accendersi il microfono. No, riesce Paola ad accenderselo? Perché purtroppo deve proprio farlo da sola, non posso fare diversamente. Okay. Adesso sì, prego, grazie. Scusatemi. Allora, buongiorno a tutti. Intanto, riguardo alla domanda dell'immunocontraccezione, poi ne parleremo più avanti, perché c'è un comportamento tipico della specie per cui in realtà non sarebbe particolarmente utile, perché la densità locale dei lupi più di tanto non può aumentare. Ma comunque lo vediamo nel corso della presentazione, così non rubiamo tempo perché siamo già parecchio parecchio in ritardo. Io cercherò di andare avanti velocemente e non ripetere quanto è già stato detto. Allora, vedete lo schermo? Si vede? Sì, Paola, scusavo okay. Il telefono, ma okay. Si vede, tutto a posto, grazie. Perché ieri ho avuto una riunione in cui non mi funzionava più il microfono, quindi adesso temo sempre che ci sia qualcosa che non funziona. Allora, io qua darò solo dei cenni, naturalmente, di biologia ed etologia della specie, perché tempo per di dire tante cose sul lupo non ce n'è. Allora, intanto, chi è il lupo? Il lupo è un mammifero, fa parte dell'ordine dei carnivori, in particolare famiglia dei canidi, sottospecie Canis lupus, sottospecie Canis lupus lupus. Che differenza c'è? Perché Canis lupus lupus? Perché poi esiste, è stato classificato il Canis lupus familiaris, che è il nostro cane domestico. Allora, breve storia del lupo: questa è la distribuzione più o meno attuale del lupo in Europa. Come vedete è un po' a macchie di leopardo. L'Italia è messa abbastanza bene come popolazione, soprattutto nella parte appenninica. Sulla parte alpina invece c'è ancora qualche vuoto.
Nello specifico, come vedete, nel 1900 il lupo era ben rappresentato su tutto l'Appennino e anche nella parte est dell'Italia. Ha raggiunto il minimo negli anni 70. Fino agli anni 70 il lupo era una specie venabile, anzi c'erano anche dei premi a chi cacciava il lupo. Dal 1970 il lupo è stato protetto a livello normativo. Nel frattempo sono state fatte delle reintroduzioni di ungulati selvatici, l'ambiente è migliorato, le montagne sono state abbandonate, quindi c'è stata una riforestazione notevole del territorio. Questo ha fatto sì che il lupo ha iniziato a espandersi da quelle isole dell'Appennino, ha ricolonizzato tutta la catena appenninica, è arrivato all'Appennino Ligure e di lì è arrivato sulle Alpi. Dalle Alpi, come già stato detto, si è poi congiunto in Veneto con la popolazione dell'Europa orientale. Allora, chi è il lupo? Il lupo, abbiamo detto, è un carnivoro. È un animale di medio grosso, nel senso che quando noi sentiamo parlare di lupi di 80 kg, non sono i nostri lupi appenninici, sono i lupi del nord, perché come molte specie animali, più si sale a nord, più la taglia aumenta. Il lupo che vive qua da noi raggiunge gli animali di grossa taglia, arrivano ai 35-40 kg massimo. Quindi è un cane, sembra un cane abbastanza grande, ma non grandissimo. Un San Bernardo è decisamente più grosso. Sembra anche molto grosso perché sembra più grosso di quello che è, volevo dire, perché ha un mantello molto folto e ha le zampe lunghe, quindi è abbastanza alto, anche se non pesa tantissimo. Ci sono alcuni caratteri che vengono utilizzati per distinguerlo in natura, che sono molto importanti, per cui la coda è molto corta e arriva normalmente all'altezza del tallone della zampa posteriore. Sulle zampe anteriori ci sono queste bande nere che vedete in basso a sinistra, ha le orecchie piccole arrotondate, ha una mascherina facciale bianca, che sono appunto le cose che si notano di più in natura. Le zampe sono grosse, lasciano una bella impronta, ma ricordiamoci che un cane di grossa taglia lascia un'impronta tale quale. Paola, scusi se la interrompo, dovrebbe spegnere la telecamera perché siccome l'audio va un po' a scatti, senza video Ok, aiuta. cerco solo il posto che è un Sì, dove attimino. c'è il mic vicino al Ah, sì, microfono eccolo. sotto, ecco, bravissima, Ecco qua. grazie. No, così. Allora, abbiamo detto che il lupo e il cane sono la stessa specie, già lo sappiamo tutti, il lupo è l'antenato del cane. In alcuni casi la selezione fatta dall'uomo ha portato a una differenza notevole di morfologia, per cui non c'è da confondersi. In altri casi, come vedete col lupo cecoslovacco in basso, la differenza è molto poca. I caratteri di cui vi parlavo prima, quindi la coda corta, le strie sulle zampe anteriori, le orecchie piccole arrotondate, la mascherina bianca, rimangono. Però bisogna ammettere che è molto difficile distinguerli, soprattutto quando le foto che ci vengono passate come avvistamento certo di lupo, ci metto la mano sul fuoco, ho visto il lupo, è come quella che vedete sopra. Voglio sfidare chiunque a dire se l'animale sopra è un lupo o un cane lupo cecoslovacco. Diciamo che il fatto che adesso questa razza sia molto in voga e che ci siano sempre più lupi cecoslovacchi in giro, a noi che cerchiamo le tracce del lupo e seguiamo gli avvistamenti, ci ha complicato parecchio la vita. Allora, il lupo è un animale sociale, lo sappiamo tutti, è un animale che vive in branco. Il branco è un gruppo familiare, praticamente ci sono padre, madre e i figli. Non sono gruppi stabili, nel senso che possono anche variare. Per qualsiasi motivo un animale può allontanarsi, può morire oppure può essere mandato via dal branco.
Perché i lupi vivono in branco? Qual è il vantaggio etologico del vivere in branco? È che il branco fa la forza, quindi il lupo riesce essenzialmente a cacciare animali di grossa taglia. Infatti, a differenza tra il lupo e la lince, nella nicchia ecologica, è proprio che la lince, che è un animale solitario, caccia animali medio piccoli, mentre il lupo caccia animali medio grandi. Naturalmente il numero degli individui del branco dipende da tantissime cose, non c'è un numero stabile, dipende da quanti lupi servono per cacciare, da quanto dà da sfamare la preda, perché un cervo può sfamare diversi lupi, una lepre ne sfama malapena uno. Quindi dipende tantissimo dalla disponibilità alimentare della zona. E poi c'è tutta la parte, diciamo, di interazione sociale, per cui più ci sono anima più il branco è numeroso, più sono il numero di legami sociali che ogni membro deve stabilire, possono portare poi a della competizione interindividuale. Allora, il branco è normalmente il lupi il branco è composto da circa 7 individui. Gli animali, soltanto in Alaska ci sono branchi composti anche da 36 lupi, è stato visto nel 67, ma teniamo presente che in Alaska la preda è l'alce. Noi animali grossi come l'alce non ce l'abbiamo. Infatti da noi la dimensione media è fra i 2 e i 9 individui. Il numero di individui durante l'arco del tempo non è stabile perché appena dopo la nascita dei cuccioli, il branco è più numeroso. Verso la fine dell'inverno, quando i giovani vanno via, poi ne parleremo, il branco raggiunge il minimo numero minimo di individui. Abbiamo detto che il branco è formato dalla coppia riproduttiva, maschio alfa e femmina alfa. C'è una gerarchia. Gli individui giovani, quindi dall'1 ai 3 anni più o meno, e dai cuccioli nati in quell'anno. È molto raro che un lupo estraneo al branco venga accettato dal branco stesso. Come vi ho detto, c'è una gerarchia, c'è una linea maschile e una femminile e si intersecano l'un con l'altro. Sente sempre anche parlare di lupi solitari. Chi sono i lupi solitari? Sono quelli o che vengono cacciati dal branco, quelli che per qualche motivo hanno perso il resto del branco. Ci sono stati casi di avvelenamenti per cui hanno praticamente sterminato un branco intero, oppure quelli che sono in dispersione. I lupi in dispersione, l'ho sottolineato perché è un concetto molto importante per capire tantissime dinamiche della specie. I lupi in dispersione sono i giovani che decidono di abbandonare il proprio branco per andare a cercare un compagno o una compagna e un territorio proprio. Durante questi spostamenti che fanno, perché appunto si allontanano dal branco di origine, possono fare degli spostamenti anche molto lunghi. Qua vedete degli esempi. Come vedete, si passa dall'Appennino alle Alpi Marittime, dalla Val Maira addirittura fino in Svizzera o addirittura in Germania. Quindi, come vedete, gli spostamenti sono enormi. In questi spostamenti i lupi passano da un territorio, magari si fermano 1 o 2 giorni e poi vanno via, perché appunto cercano un ambiente ideale dove fermarsi e un compagno o compagna. In questi spostamenti, quindi, è abbastanza facile vederli in ambienti abbastanza strani, inidonei, ma non c'è da stupirsi e non c'è da preoccuparsi perché è una te presenza temporanea. Allora, altra cosa che bisogna tenere a mente: i lupi si riproducono una sola volta all'anno in primavera, soprattutto più o meno fra febbraio e marzo. La gestazione come quella dei cani, quindi attorno ai 60 giorni, e soprattutto bisogna chiarire
che all'interno del branco si riproduce esclusivamente la femmina alfa. Quindi se il branco, mettiamo, è composto da 3 femmine e 4 maschi, solo una femmina si riproduce, le altre 2 no. Quindi ogni branco ogni anno aumenterà di una sola cucciolata. Tra l'altro i cuccioli hanno una altissima mortalità nei primi 6 mesi di vita, quindi in realtà pochissimi riescono a sopravvivere. I cuccioli vengono fatti nascere in una tana di lupo, che è una tana o un buco scavato, ed entra esclusivamente la madre con i cuccioli. Allora, il lupo, cerco di correre un po' perché è tardi, il lupo è un animale territoriale, questo cosa significa? Che difende e vive e caccia e si riproduce all'interno di un certo territorio, difende attivamente il territorio dagli estranei. Proprio per, come vedete in questa slide, queste sono le tracciature di collari di lupi di branchi diversi in uno studio fatto in Nord America. Come vedete, a ogni branco è stato dato un colore. Come vedete, i branchi non si sovrappongono, ogni branco vive nella propria zona. I lupi sono animali sociali e quindi comunicano. Comunicano come hanno lo stesso linguaggio dei nostri cani, quindi comunicano con la mimica facciale, con la posizione della coda, ma anche con delle tipo di comunicazione che noi abbiamo difficoltà a capire, che è quella odorosa. Vabbè, qua perché ululano e che è semplicemente un sistema per comunicare sia la propria presenza che la difesa di una carcassa, o per aumentare la socialità del branco. Ma dicevo che la forma di comunicazione che a noi c'è un po' ostica è quella odorosa. Il lupo ha un fiuto sensibilissimo, quindi marca il territorio e segnala la propria presenza sia attraverso l'urina che attraverso le feci, che con le raspate nella neve e con le zampe. Vi hanno detto, è stato già detto, che è un predatore generalista e opportunista. Le attività alimentari, le abitudini dipendono tantissimo dal luogo specie specifico, dipendono da che prede selvatiche ci sono in quel luogo, dalle attività antropiche presenti, da tantissimi fattori. Come vedete qua sono degli esempi, in Umbria la maggior parte della dieta era stata fatta dai domestici, in Appennino settentrionale addirittura frutta, roditori domestici. Si passa al cinghiale nelle foreste casentinesi, mercantur, muflone, camoscio, in Polonia cervo. Qua da noi, nei vecchi studi che erano stati fatti, qua sulle Alpi Cozie, era cervo e capriolo essenzialmente. Questo, abbiamo già detto, sono le metodologie per contare i lupi, cioè per fare una stima dei lupi. Non era stato parlato del wolf howling, ossia si tratta della stimolazione di ululati da parte dei lupi, vengono registrati, si fa poi un sonogramma, ogni lupo ha una propria frequenza individuale e quindi in questo si riescono a contare gli individui. Vabbè, l'analisi della dieta ve la salto, vi dico solo più poche cose sulla predazione. Cosa succede? Il lupo è un animale che caccia, cerca di fare il meno fatica possibile durante la caccia, non va a mettersi nei pasticci cercando di predare un maschio di cervo adulto o un maschio di cinghiale, perché potrebbe rimanere ferito mortalmente nello scontro, quindi si dedica ai più deboli. Si dedica ai più deboli e questo fa sì che le popolazioni di ungulati siano in salute, perché regola tantissimo sia la densità delle popolazioni che la presenza o meno di malattie e parassiti. Allora, il lupo segue la presa di soppiatto, poi fa uno scatto cerca di predarla. Non nascondiamo, come è già stato detto, che preda anche animali domestici. È sparito la registrazione, scusate, la condivisione. No, ecco, la condivisione è sparita, sì. Però...
Sì, ma quasi finito, solo proprio Sì, più. abbiamo anche poi una domanda, prego. Sì, no, me lo fa condividere, boh, non lo so, ma non importa. Ah, eccola qua. Se incontro un lupo, già stato detto, quello che volevo dire è che il lupo, come tanti altri animali, cioè come altre specie selvatiche, è un animale selvatico e quindi come tale deve essere rispettato. Non bisogna cercare di avvicinarlo, non bisogna soprattutto andare a disturbarlo se sta mangiando, magari consumando un pasto o se ci sono i cuccioli, nei dintorni. Ma lo stesso comportamento che si ha con il lupo, bisogna tenerlo anche con altre specie, perché se io mi metto fra la mamma cinghiale e i piccoli di cinghiale, corro lo stesso pericolo, se non di più, che quando incontro un lupo. O un capriolo in amore può essere altrettanto aggressivo quanto un lupo. Quindi il rispetto per la fauna selvatica di guardarla da lontano, non disturbare e non cercare assolutamente di intromettersi nei loro territori e comportamenti è essenziale. Importante è il comportamento se si ha un cane, perché come dicevo prima, il lupo difende il proprio territorio e vede il cane come un estraneo della stessa specie, quindi tenderà a mandarlo via. Però normalmente è più intimorito dalla presenza dell'uomo, per cui non succede nulla. Ma se un cane è libero di vagare per l'ambiente, se il padrone non lo tiene sotto controllo, è probabile che il lupo cerchi di scacciarlo dal proprio territorio. Questa è un'azione del life, ma a questo punto non ve lo dico neanche più perché è tardi. E boh, basta. Grazie per Grazie, grazie l'attenzione. Paola. Intanto le leggerei la domanda del collega che dice: ma come è più una, diciamo, una riflessione, ma come è stato possibile arrivare dal lupo a specie di cani così incredibilmente diverse, tanto da sembrare in assoluto altre specie animali? A tanto è arrivata la selezione umana? Sì, decisamente. Se pensiamo appunto al cane, agli animali domestici, basta pensare a quante varietà di razze canine ci sono. Sempre partendo dal lupo, si passa appunto dal barboncino al lupo cecoslovacco, ma anche se pensiamo alle razze feline, sempre gatti sono, si passa dal gatto, quello, io adesso il nome non lo so, della razza, quello senza peli, al gatto persiano a pelo lungo, quindi ho la varietà di pecore e capre che ci sono tantissime. Io veramente mi sento di ringraziare, partecipo come tanti altri colleghi giornalisti a moltissimi corsi di formazione online e devo dire che questo di oggi è stato davvero interattivo, siete stati tutti attenti e presenti, è stato interessantissimo e quindi sono particolarmente contenta che Città Metropolitana insieme agli amici del progetto Life Wolf Alps abbia voluto organizzarlo. Non so se tutti siate iscritti alla seconda sessione, quella del 22 di giugno, che si terrà al mattino. Se non siete iscritti, volete mettervi in lista d'attesa, avete visto che comunque io la lista d'attesa la apro. E, quindi ci rivediamo il 22 giugno se avete interesse. Naturalmente contattateci anche se avete bisogno di chiarimenti e informazioni. E buon lavoro a tutti, buona serata, a presto al 22. Grazie.